Don Chino è fondatore della comunità Promozione Umana, fondata nel 1979, e sta dedicando tutta la sua vita per affiancare le povertà, quelle che in generale possiamo definire come povertà. Chi sono queste povertà? Cos'è questa povertà che lui sta incontrando? Sicuramente persone che possono avere difficoltà di dipendenza, tossicodipendenti, giovani, fragili, in difficoltà, senza tetto, stranieri, carcerati, marginati. Pensate che ad oggi sono stati aperti, da quel lontano 79, almeno 30 centri di ascolto, di aiuto, di supporto. La nostra scuola appunto ha avuto l'onore di ospitare questa mostra, questa installazione sul tema delle dipendenze e della prevenzione. Molte classi hanno partecipato, hanno aderito, e appunto con il relatore è venuta questa idea di organizzare poi questo evento oggi, questa presentazione, questa conoscenza un pochino più approfondita. Quindi il nostro grazie sincero a Don Chino, a tutto il suo staff, che sicuramente a tutti i collaboratori, a tutti quelli che ogni giorno lo sostengono e hanno permesso insomma tutto questo preziosissimo lavoro. Vi parlo della mia piccola esperienza che dura da 40 anni con i ragazzi tossicodipendenti, alcoldipendenti e dipendenti anche del gioco d'azzardo. La domanda che mi fanno sovente i genitori, gli adulti, è questa: come mai un ragazzo o una ragazza si droga? Soprattutto si comincia con lo spinello. Beh, la mia risposta è molto semplice: perché non si ha rispetto della propria salute, del proprio corpo, della propria mente e di tutto quello che è il nostro comportamento durante le giornate. Si usa la sostanza perché non si riesce a contenere l'ansia, perché si ha malinconia, tristezza, perché non si è capace di relazionare con gli altri. Si adopera droga, si consuma droga o alcol perché c'è un lutto da superare, perché bisogna adeguarsi a un gruppo di amici. Loro usano droga e alcol, anch'io la devo usare. Però la droga porta a una grande perdita di valori. Prima di tutto la salute del corpo, perché le tossine sono un virus che distruggono tutti gli organi vitali, cominciando dal fegato, il cuore, e poi la mente che non ha più la capacità di essere libera, di relazionare, di dire concetti, di studiare. Così poi distrugge la droga e anche l'alcol i sentimenti, la capacità di amare, di costruire dei rapporti validi, e ancora distrugge anche i desideri, le attese che nella nostra vita sono il motore delle motivazioni. Io vi auguro di essere sempre liberi da questa dipendenza e di saper cantare la vita. Un augurio a tutti. Claudio Falchi, operatore presso una comunità. Don Massimo Bellotti, Promozione Umana. Franco Battista, del centro di ascolto di Fiorano, di Don Chino. Una mattinata importante con i ragazzi del Romero per metterli nuovamente a conoscenza di un problema che questa società odierna si trova a avere a che fare, e c'è chi lavora sul territorio, la vostra associazione in particolare, per risolvere queste problematiche che riguardano i ragazzi. Come è andata questa mattinata? Ma è andata molto bene, nel senso che ci sono stati tanti ragazzi e ragazze che sono venute ad ascoltarci. Noi abbiamo 12 centri in Lombardia e uno in Sardegna. Noi non siamo venuti a dire che la droga fa male, perché quello lo sanno tutti, ma a raccontare storie di come la sostanza possa disintegrare vite e come la sostanza possa annullare legami, possa essere qualcosa che va oltre semplicemente il fare male. Voi che vivete sul territorio, possiamo dire, con questi ragazzi, quali sono le problematiche su cui ancora dovete fare i conti? L'uso di sostanze inizia alle medie, e quindi tu fai conto che iniziamo dalle medie, noi ci troviamo ad avere un pubblico di utilizzatori di sostanze che parte appunto da 13 anni, 12 anni e arriva fino ai 70, perché noi abbiamo in comunità adesso il più piccolo a 18 anni e il più vecchio ne ha 67.
E quindi queste sono le problematiche. Tu devi avere a che fare con tutte le età, con qualcosa che ormai è sdoganato come, ma sì, cosa vuoi che sia, perché non se ne parla. La mission di Don Chino quindi prosegue grazie anche al vostro lavoro. Certo, ma Don Chino se oggi non c'è perché appunto ha avuto una piccola influenza. Don Chino dice sempre che non è sua la missione ed ha ragione. La missione è avere a che fare con delle persone, quindi essere capaci di accorgerci che lui ha iniziato a farci capire di andare e stare con queste persone, continuerà sempre. Magari finisse, perché se finisse vorrebbe dire che non ci sarebbe più il problema, purtroppo il problema c'è. È un problema come si gestisce, come si lavora in una comunità. Ma diciamo che come si lavora in comunità, con l'ascolto delle persone. Io penso che appunto ci sia una delle più grandi doti, diciamo così, è l'umanità. Ecco, dare attenzione alle persone che hanno bisogno. Questi ragazzi come hanno reagito in mattinata? Che interessi hanno avuto? Ma io mi auguro per loro che insomma che sia stata una giornata, diciamo così, preventiva, ecco, perché io ho raccontato la mia esperienza e spero che appunto loro abbiano accolto questa cosa, perché il problema della tossicodipendenza è un po' preso sotto gamba, c'è sempre la presunzione che a nessuno può capitare di diventare dipendenti, ecco. Penso che appunto la prevenzione sia il primo strumento da poter, diciamo così, affrontare questo problema. Si lavora quindi nelle scuole, si lavora anche grazie al lavoro dei volontari, voi siete reduci da una mostra che avete portato nei licei della Mediavalle Seriana, che risposte avete avuto? Ma guarda, noi siamo molto contenti, siamo stati prima, vabbè, oggi siamo qua a Romero, no? Abbiamo terminato, con oggi terminiamo la nostra prevenzione che prima abbiamo fatto fisicamente con la mostra itinerante. E mentre prima siamo stati anche all'Istituto Valle Seriana, diciamo che in questi due istituti sono venuti circa 2000 ragazzi e noi siamo molto contenti, nel senso che abbiamo fatto anche delle statistiche, ad esempio la statistica del Romero è che il 90% dei ragazzi ha ritenuto la mostra utile, l'8% l'ha ritenuta indifferente e il 2% l'ha ritenuta inutile. Cioè ci stanno, sono numeri che ci stanno, perché il grosso è il 90%, no? E noi portando questa mostra, e chiaramente possiamo dire che è stata finanziata la parte, come si dice, strutturale, no? I pannelli, i cavalletti, l'impianto elettrico, è stata finanziata dalla comunità montana, dai comuni di tutta la valle, per cui è una prevenzione che viene fatta insieme con tanti soggetti, no? In questo caso soggetti politici. Chiaramente la mostra è partita comunque da Promozione Umana, dal centro di Fiorano, che però tutti insieme, come è giusto, no? Si interessano del futuro dei nostri ragazzi. Che messaggio finale lasciare a questi ragazzi? Il messaggio finale di questi ragazzi è di continuare o iniziare, dipende dal percorso che stanno facendo, a credere in se stessi, perché la cosa fondamentale nella vita, perché poi dopo uno, in base alle esperienze di vita che fa, cade o non cade nella sostanza. Quindi credete in voi stessi e credete che le vostre possibilità, le vostre potenzialità sono infinite. Non vi serve una sostanza per annullare i pensieri se succede qualcosa di brutto o eccitare se succede qualcosa di bello. Siate voi coloro che riescono a dar senso alla vostra vita, e ricordatevi sempre che mai siete da soli, perché qualcuno ci sarà sempre accanto a voi se lo cercate.